Buonasera a tutti di nuovo. Eh, giusto due parole di presentazione. Eh, io sono Eleonora De Sabata, sono responsabile della comunicazione di Clean Sea Life, che è questo meraviglioso progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini, che in quattro anni ha coinvolto il pubblico nella lotta al mare di plastica. Eh, poi Simona Chloe, che era responsabile del progetto, eh, della gestione del progetto, ve lo spiegherà meglio fra poco, di in cosa consiste e cosa, quel progetto e cosa abbiamo combinato. Eh, giusto due parole per dire che il Clean sea Life sta arrivando alla fine e quindi questo è il momento in cui stiamo tirando un po' le fila di tutto quello che abbiamo fatto e per questo il Parco Nazionale dell'Asinara che è il capofila del progetto Clean Sea Life ha uh, pensato di organizzare questa serie di webinar il primo è stato qualche giorno fa e è stato dedicato agli insegnanti in modo tale da fornire alle persone che formeranno le nuove generazioni gli strumenti per parlare del problema e diffondere quali sono le, gli atteggiamenti che incidono e che vanno a, a provocare l'accumulo di rifiuti in mare, quindi come possiamo evitarlo. Il prossimo sarà dedicato agli operatori turistici e infine ne avremo uno il 22, al quale vi invitiamo sin d'ora, eh, nel quale presenteremo alla fine tutti i numeri eh, e spiegheremo bene che cosa abbiamo fatto. Insomma, sarà una giornata molto densa e vi consiglio di non perderla. Parliamo di oggi, oggi questo seminario è dedicato invece al, al pubblico generico, vogliamo raccontare cos'è il mare di plastica e mh, raccontare che ce lo abbiamo purtroppo nel nostro mare e quindi cosa vogliamo fare. Però, siccome siamo ospiti eh, del Parco Nazionale Sinare, abbiamo qua il commissario, il direttore del parco, eh, passerei la parola alla commissaria, la dottoressa Scanu, per due parole di saluto e poi a Vittorio Gazzale. Grazie Leonora, e un saluto a tutti voi che oggi partecipate con noi a questo webinar. Questo è un progetto veramente molto bello, molto interessante, e che io sto seguendo nelle ultime battute e un po' mi dispiace perciò. Eh, insomma, mi fa piacere seguire. Abbiamo dedicato questo inizio anno del 2021 proprio al progetto Clean Sea Life eh, per eh, trovare delle ulteriori occasioni per eh, parlare del progetto. Progetto che, come diceva Eleonora, eh, ha cercato di sensibilizzare il pubblico, studenti, ma anche eh, i diversi stakeholder che lavorano nel mare. Eh, sulla eh, problematica del, dei rifiuti in mare, sull'importanza della, della risorsa eh, marina. E devo dire che eh, avete anche visto dal filmato che c'è stato un grande riscontro del pubblico e anche un grandissimo entusiasmo. E, e questa è anche la cosa bella del, del progetto, di questo progetto che ha fatto sì che ci fossero dei momenti di eh, riflessione su uh, appunto alcune delle eh, normali eh, cose che facciamo nel nostro quotidiano e eh, che per noi sono molto semplici utilizzare un bicchiere di plastica, utilizzare la plastica monouso, le bottiglie, però capire che se eh, questi oggetti non vengono utilizzati nel modo giusto poi diventano un problema. Diventano un problema per il mare, diventano un problema per la natura, diventano un problema per i pescatori e diventano un problema anche per noi consumatori, perché poi ci ritroviamo con eh, la plastica, i rifiuti, i residui, e insomma, e creano delle, delle criticità, oltre che all'ambiente, appunto, anche alla pesca e a noi stessi. Quindi, insomma, parlando di mare, siamo tutti nella stessa barca e allora forse è il caso. Oggi più che mai, che viviamo anche questa criticità eh, sanitaria, che capiamo che stiamo tutti nella stessa barca, è importante fare qualcosa tutti insieme. Ecco, Clean Sea Life è riuscito a fare questo, è riuscito a far riflettere molte persone sul problema, è riuscito anche, insomma, credo che molti di quelli che hanno partecipato hanno cambiato il loro stile di vita. E quindi ecco, è un progetto che eh, come parco è stato un piacere portarlo avanti, si chiude in questo periodo, ma contiamo ovviamente di proseguire con altre iniziative, altre attività eh, come una fase 2 di Cleanse in Life. E quindi speriamo che eh, anche tutti voi, anche che siete oggi qui presenti, possiate poi seguire i lavori che porteremo avanti eh, come parco. Grazie a tutti e buon proseguimento. Eh, grazie, eh, effettivamente è un eh, progetto Clean Sea Life che eh, fa parte di un momento diciamo della, della vita del, del parco, in particolare con eh, Eleonora e con, eh, con Simona, eh, il parco collabora da, eh, insomma, da, da diversi anni, eh, il nostro rapporto è iniziato con eh, con dei progetti che, che vedevano la tutela e la salvaguardia di alcuni animali eh, del, del nostro mare, come le tartarughe, gli squali. E, attraverso questi progetti LIFE, che sono dei progetti molto, molto importanti, siamo riusciti a, a realizzare un vero e proprio centro di ospedalizzazione per questi animali all'interno del, del parco del, dell'Asinara, e in tutti questi anni abbiamo lavorato sulle situazioni critiche di, di, questi, di questi animali e, e siamo partiti da un dato insomma, che, che, che lascia molto pensare, lascia molto riflettere, cioè eh, l'80% di questi animali, in particolare delle, delle tartarughe marine che venivano ospedalizzate, avevano dei problemi con l'ingestione della, della plastica. E quindi come spesso succede con queste progettazioni, da, uh, da un'iniziativa eh, ne vengono fuori delle nuove idee, delle nuove, eh, delle nuove attenzioni e quindi è nato così eh, un progetto che in qualche modo cercasse di sensibilizzare eh, un po' tutti, eh, tutti noi eh, che, che abbiamo a che fare col mare, ma come, come vedremo durante la chiacchierata di oggi i problemi non è che nascono nel mare, i problemi arrivano nel, nel mare e, e in riferimento proprio a questa problematica legata alla gestione dei rifiuti e in particolare dei, eh, dei, rifiuti, dei rifiuti plastici. E allora eh, questo, questo progetto sostanzialmente è un progetto che è stato rivolto, come diceva Eleonora, a tutte quelle, eh, quelle persone che eh, amano il mare. Eh, a partire dalle scuole, dagli insegnanti, da chi ci lavora nel mare, quindi i centri di immersione, i pescatori. Ehm, L'aspetto più bello, più affascinante di questo, di questo progetto è stato vivere a fianco a, agli operatori, ai, agli educatori ambientali, vivere questo aspetto, cioè come queste persone eh, si siano ehm, rese conto, e abbiano vissuto direttamente e concretamente questa, questa problematica e effettivamente abbiano ehm, con delle azioni concrete contribuito a eh, modificare questo, eh, questi comportamenti alle volte che mh, noi eh, portiamo avanti più che altro per una questione di inconsapevolezza diciamo, del, eh, de, del fenomeno e come eh, sempre come com parco all'interno del progetto noi abbiamo inserito anche un'azione molto, molto importante che è un'azione eh, che riguarda la rimozione di questo materiale plastico dalle coste della Sinara. Voi pensate che la Sinara è un isolotto che sta al centro del Mediterraneo, un'isola di poco più di 50 km quadrati dove praticamente non, non ci abita nessuno. Quindi, eh, eh, a parte le nostre azioni come, come parco, i nostri regolamenti, i nostri piani, che eh, sono eh, anche a seguito del progetto Clean Sea Life, sono assolutamente eh, plastic free, eh, eppure nonostante questo eh, eh, la, eh, diciamo, il nostro lavoro contro l'inquinamento della plastica è una delle azioni più importanti che facciamo ogni anno. Lo facciamo attraverso un'imbarcazione che prende il nome di Spazzamare. E pensate che ogni anno noi portiamo fuori dall'isola eh, oltre 5.000 kg di plastica spiaggiata che arriva praticamente da tutto il Mediterraneo centro-occidentale, quindi dalla Francia, dalla, eh, dalla Spagna. Proprio in questi giorni abbiamo avuto una, eh, anche mh, delle presenze molto particolari, a parte i recipienti, eh, parti di imbarcazioni, giochi di bambini, insomma tutto quello che voi potete immaginare che può galleggiare nel, nel mare, ma... Proprio in questi giorni abbiamo eh, ritrovato una bottiglietta con un messaggio che arrivava da Marsiglia addirittura, con, una, con un pensiero, con una frase di una, di una giovane dedicata al proprio papà che era appena, eh, era appena scomparso. Quindi eh, questo però per, per dire quanto il mare mediterraneo sia un mare chiuso e quanto appunto eh, poi alla fine la, eh, la gestione di questo mare deve essere condivisa tra, tra tutti noi. E quindi noi siamo molto orgogliosi del fatto che un, che un parco nazionale, diciamo così, anche di piccole eh, dimensioni, possa aver avuto questa opportunità, eh, trovato anche delle persone validissime come Leonora e Simona, e eh, attraverso, eh, attraverso loro siamo riusciti proprio a costruire questa, questa rete di relazioni a livello, a livello nazionale con dei numeri. Eh, veramente molto molto importanti parliamo di eh, milioni e milioni di persone che sono state raggiunte dai messaggi di eh, in life eh, e quindi insomma eh, in questo, in questa brevissima eh, saluto introduttivo eh, anche io voglio eh, rimandare eh, l'incontro quindi vorrei rincontrare il 22 quando avremo modo attraverso anche tutti gli altri amici, tutti gli altri partner che hanno lavorato con noi nel, nel progetto, avremo modo di poter eh, condividere con voi eh, questi, eh, questi numeri. Quindi io eh, cedo di nuovo la parola ad Eleonora, che è la, la nostra portavoce del ma più che una portavoce, diciamo che insieme a, insieme a Simona eh, diciamo si sono fatte carico di portare avanti eh, un progetto così complesso, perché tenere a bada tanti partner, tante associazioni, parliamo di migliaia, migliaia di, di associazioni, di gruppi di, di immersione, eh, di pescatori, eccetera, capite bene che non è stato un lavoro per niente. Facile e quindi io pubblicamente l'ho già fatto l'altra volta, lo farò sempre, cioè mi complimento veramente con, con loro due e siamo molto contenti di essere già al quarto progetto che facciamo con loro e di averne già scritto un altro che è in fase di approvazione. Uh, grazie a Eleonora e Simone. Grazie Vittorio. Grazie, grazie mille di queste belle parole. Naturalmente è stato... Stimolante tenere a bada tutte queste persone, ma lo abbiamo fatto grazie naturalmente alla partecipazione di tutti quanti, è stato veramente un grande lavoro di squadra. E io adesso chiederei a Simona di raccontare a chi ancora non conosca molto bene il nostro progetto, eh, in due parole chi siamo, cosa abbiamo fatto, vi darà qualche numero in anteprima che poi appunto spiegheremo meglio il, il 22, ma almeno. Sapete, saprete qualcosa di più su questo bel progetto che ci ha impegnato per così tanto tempo. E si vede lo schermo è condiviso. Perfetto. Prima di tutto, vabbè, grazie Vittorio per, per queste parole che ci emozionano sempre tantissimo. Io ho il piacere di presentare quello che è stato Clean Sea Life, un progetto che ci ha impegnato veramente tantissimo in questi quattro anni. Un progetto che è nato, è partito a ottobre del 2016, e finirà questo, questo mese. Ed è un progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini, cofinanziato dal programma europeo. Come avete ben capito, voluto dal Parco Nazionale della Sinara, portato avanti da, assieme ad altri importanti partner come il CONISMA, la Fondazione Cetacia, cioè Lega Ambiente, Match Shark. E il centro velico di, di Caprera. In questi quattro anni abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto tantissimo, ma abbiamo fatto attività completamente diverse fra di loro, abbiamo fatto monitoraggio e ricerca, quindi le nostre pulizie della spiaggia, pulizie dei fondali con i pescatori erano attività di. Eh, non erano solo pulizie, ma erano attività di ricerca, perché noi andavamo con dei protocolli per raccogliere dei dati, perché eh, quando abbiamo iniziato a parlare di marine litter, quindi di rifiuti in mare, quello che ci diceva ma cosa sono, quanti sono, da dove vengono, quindi uno dei passaggi fondamentali è stato quello di capire l'origine. Abbiamo fatto tantissime attività di sensibilizzazione andando in, più o meno in tutti i porti d'Italia abbiamo fatto attività di incontri con uh, subacque, con pescatori, eh, cercando di parlare con tutti perché tutti hanno un ruolo importante in questa, in questa tematica. Abbiamo fatto attività di formazione, la settimana scorsa c'è stato il primo webinar appunto rivolto agli insegnanti, che era la seconda attività importante che facevamo per gli insegnanti dove... In totale più di 250 insegnanti sono stati in for eh, formate per eh, portarle nelle, nelle loro scuole, anche se noi già nel progetto abbiamo raggiunto quasi 5.000 studenti. Abbiamo fatto attività di, di policy e tutti i dati che abbiamo raccolto in questi quattro anni li abbiamo messi assieme per realizzare le best practice che adesso stiamo diffondendo in questo ultimo periodo di, di progetto. Tutte queste cose non le abbiamo fatte da sole, non le abbiamo fatte solamente noi partner di, di progetto, ma le abbiamo fatte assieme a tutti quelli che sono amanti del mare, chi nel mare ci va per divertirsi e chi in mare ci va per lavorare, quindi pescatori sportivi, pescatori professionisti, subacquei, cittadini, insegnanti, operatori turistici, balneari, ma anche le istituzioni che hanno un ruolo fondamentale per. Perché possono prendere delle decisioni quando noi portiamo i nostri dati, le nostre richieste alle varie istituzioni. Per fortuna in molti ci hanno ascoltato e hanno preso degli impegni importanti. Questi sono un po' i numeri totali del, che abbiamo raggiunto: abbiamo tolto dal fondale del mare, dalle spiagge, più di 112 tonnellate di rifiuti. Questo sicuramente è un numero stimato in difetto, sicuramente sono di più e lo stanno continuando a fare perché nella nostra pagina di Facebook continuano a arrivarci le segnalazioni di foto di persone che stanno raccogliendo i rifiuti nelle spiagge e i pescatori in mare. Più di 170.000 persone hanno preso parte a queste attività di di pulizia, ma un dato molto importante è che 20.000 persone hanno fatto la loro promessa al mare, promessa che eh, si sono impegnati a cambiare il loro comportamento e spero che alla fine di questa giornata, di questo incontro, anche voi potete dare la vostra promessa al mare. 500 operatori turistici, balneari, quindi bar, ristoranti, diving, hanno deciso di modificare le loro attività. Per essere più sensibili, eh, sempre tenendo in considerazione l'importanza dell'azione dell di ognuno verso il mare e, eh, punto molto importante, abbiamo interagito anche a livello normativo, sia a livello nazionale che a livello comunale e eh, dei parchi delle aree marine protette. Questi risultati ci hanno, dato ci hanno fatto faticare tantissimo, ma ci hanno dato anche tantissime. E soddisfazioni, perché siamo stati presentati durante il G7 nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente come progetto best practice per quello che abbiamo fatto, per le attività che siamo riusciti a intraprendere. Siamo stati un importante supporto al Parlamento eh, italiano per il decreto per raccogliere dati, dare informazioni e us usarci come un progetto sperimentale per la legge salvamare e abbiamo avuto un ruolo importante sulla messa al bando delle microplastiche nei mesi e oltre le altre ordinanze. Per questo la Commissione Europea nel programma Life ci ha eh, nominato come progetto di punta di questo siamo veramente tanto contenti. E eh, per finire questa che dopo i dettagli vi racconterà Eleonora, però questa è la promessa al mare. Ve la faccio vedere adesso perché alla fine vi chiederemo di farla anche voi. Abbiamo riassunto visto che ci siamo rivolti a un pubblico molto generico. Perché noi crediamo che tutti hanno un ruolo importante per il mare, non, la plastica c'è e continueremo a utilizzarla perché è cosa buona. La cosa importante è che ognuno faccia qualcosa per non aumentare i rifiuti sulle spiagge e nei mari. Quindi chiediamo a tutti di non gettare nulla, nemmeno un masticone di sigaretta. Abbiamo visto che ci sono dei comportamenti che noi non controlliamo, li facciamo per abitudine. Chiediamo a tutti di raccogliere qualcosa dalle spiagge, nel, nel mare, ma anche nei parchi, in città, e di usare sempre meno plastica usa e getta, perché questi sono per noi i tre punti salienti. Della, per avere un male più pulito. Adesso passo la parola a Eleonora che vi spiegherà perché è così importante, appunto, fare questi tre passaggi. Grazie. Grazie, Simona. E dopo queste belle parole piene di entusiasmo di tutti quanti, è il mio turno il, turno, il mio compito invece è di deprimervi un po', perché adesso vi racconterò, uh, se riesco a condividere le... Il, lo schermo e ancora non ci riesco però ci riuscirò eh, vi devo raccontare purtroppo alcune vi devo stordire un po con uh, delle immagini terrificanti e dei numeri terribili per potervi motivare e far capire come cambiare la situazione chiederei l'aiuto della regia per uh, condividere perché non so perché non ci riesco i miei bravi aiutanti là dietro possono fare qualcosa per piacere io sono nel panico Eleonora se ci mandi le slide, Eleonora, se ci mandi le, slide le condividiamo noi oppure le puoi aprire tu e condividerle col tuo schermo No, sì, ma non riesco a condividere lo schermo. Mi si apre un pop-up che dice quali utenti possono condividere? Solo l'organizzatore? Tutti gli esperti? Al momento. Allora, non vedi condividere lo schermo giù in basso? Lo vedo quello verde. Io ci clicco sopra e mi apre un pop-up che dice quali utenti possono condividere? Tutti gli esperti, solo l'organizzatore? Eh. Tutti, tutti gli esperti. No, no, sì, d'accordo. C'è, però poi dopo non. Ok, sistemo. Se no, nel frattempo se vuoi mandarcele, le tiriamo no, su. No, è impossibile, è okay. pieno di fotografie. Però adesso vediamo se riesco a fare un piano B al quale non avevo pensato ehm, di prendere un telefono e, e mostrarvi quello che vedo io. Oppure Simona, tu pu pu puoi magari iniziare... No, perché se condividi tu lo schermo poi non ci riesco io. Ma tu Eleonora, il, il PowerPoint ce l'hai già aperto? Sì, sì. Ma si vede che a lei sì, ti sì. dà un'altra cosa, perché quando io ho spinto su, su condividere lo schermo mi dava un'altra informazione, quindi... Eleonora è, strutturato... oh, è fatto, è fatto, è fatto. È andato, è andato, andato. Basta. Yes, meno male. Panico, panico... Passato. Allora, presumo che adesso voi guardiate vedi, qualcosa, vero? Sì, sì, Ottimo. Molto bene. Allora, giusto qua, prima di stordirvi con le immagini tremende, qualche a qualcuna allegra e colorata delle attività, ehm, questa sera vi parlerò eh, di tante cose. Ovviamente, del problema del, della plastica mare, dell'impatto perché siamo così preoccupati della presenza della plastica in mare, come ci arriva? E questo è fondamentale per poter trovare delle soluzioni. E nel frattempo, eh, sfateremo qua anche qualche mito sulle isole di plastica, che all'inizio doveva essere il primo punto, invece, non è più il primo punto. Ma non importa, ve lo racconto lo stesso. Ehm, allora, il principio è questo, quello che a noi preme che tutti capiscano che il problema della plastica in mare non è un problema remoto, non è un problema che è limitato alle famigerate isole di plastica del Pacifico o ai fiumi asiatici di cui vediamo quelle immagini tremende. Purtroppo è qui in Mediterraneo. Altra cosa importante da capire è che questo è un problema complesso perché altrimenti si cercano delle soluzioni, magari delle scorciatoie, dei... Delle soluzioni tecnologiche a un problema che purtroppo invece è talmente pervasivo che non ha una singola soluzione. Dobbiamo andarlo ad affrontare eh, da angoli diversi, quindi con delle leggi, ci vuole che l'industria ehm, ehm, ci metta del suo, ma eh, dobbiamo anche noi cittadini fare qualcosa. E perché il problema tutto sommato non è la plastica, anche se ormai è diventato uno slogan dire plastic free. Mh, eh, abbandoniamo la plastica? Non è la, la plastica non è il nostro nemico, è come lo usiamo eh, che non è sostenibile. Ma adesso lo vedremo. La domanda: una domanda che tante persone ci fanno è: ma dov'è questo mare di plastica? Perché quando io vado al mare d'estate vedo una spiaggia sarda, evidentemente questa foto eh, stupenda e meravigliosa, pulitissima. Quindi, cos'è tutta questa sta, sta menata del, del mare di plastica? Eh, D'estate però c'è qualcuno che pulisce ed è questa la ragione per cui non vediamo ehm, quello che invece c'è eh, in inverno. Basta andare a fare una, una, una passeggiata in spiaggia e ci rendiamo conto che la situazione è completamente differente. E aspettate che ho toccato qualcosa e non va avanti. Eccomi. Ehm. Qua ho messo soltanto una carrellata di immagini, alcune curiose, altre terrificanti, di oggetti che non riesci veramente a capire come siano finite su, su una spiaggia. La situazione non cambia di molto se andiamo in mare perché galleggianti o a diverse profondità o sul fondo comunque troviamo eh, oggetti di ogni, di ogni foggia. Se ci spingiamo, se ci potessimo spingere a guardare sul fondo del mare, vedremo una situazione... Eh, analoga, queste sono immagini raccolte dai da ROV uh, a 500 metri di profondità nello stretto di Messina. Ma nei canyon, insomma, nel, negli abissi, si nasconde tutto quello che è finito in mare ed è affondato. E poi c'è anche la plastica che non vediamo perché. Uh, si sente molto parlare di microplastica, microplastica non è altro che frammenti di plastica, cioè eh, gli oggetti che sono eh, rimasti nell'ambiente e che via via si sono disgregati diventando sempre più piccoli, o anche la microplastica, eh, la, la, la plastica vergine, che sono quei palli, è quel pallino in alto a destra, accanto alla, alla uh, conchiglia, che è... Uh, la materia prima, come viene trasportata prima di essere modellata e diventare qualcos'altro. Eh, sono talmente piccoli che non ci facciamo neanche più caso in spiaggia, ma purtroppo è una frazione estremamente importante. Perché succede tutto questo? Perché il Mediterraneo è un po' una trappola di rifiuti. Siamo in tantissimi milioni, sono centinaia di milioni di persone che viviamo lungo le coste eh, mediterranee e in più d'estate ci arrivano altri eh, milioni di turisti. In più abbiamo dei grandi fiumi che sfociano a mare. Nel nostro bacino passa il, la, un terzo del traffico marittimo mondiale. E, e poi soprattutto il nostro è un mare chiuso è un mare che non ha, non ha sbocchi dunque qualunque cosa che finisca in mare per il giro delle correnti che c'è in Mediterraneo qui rimane e non uscirà mai per questo è diventato uh, si parla tanto delle isole di plastica del, del, del Pacifico degli hotspot uh, in tutte le gli oceani del mondo, poco si parla del Mediterraneo, eppure qui abbiamo una concentrazione di plastica, sia di grandi pezzi di plastica che, che di microplastica a tutti i livelli, sulla superficie, in spiaggia e sui fondali, che è pari a quella appunto delle famigerate isole di plastica del Pacifico, con delle stime allucinanti di quantità di, ehm, di, di rifiuti che eh, arrivano in mare ogni anno. Cosa c'è sulle spiagge italiane? Simona vi ha raccontato che abbiamo fatto tante attività eh, di monitoraggio e dai nostri dati viene fuori che c'è. la grande maggioranza è plastica, oltre ad esserci tante altre cose, e la metà dei rifiuti che troviamo sulle spiagge sono oggetti usa e getta, dai mozziconi di sigaretta, alle bottiglie ai sacchetti a, a palloncini, che sono diventati un po' la nostra ossessione. Una volta che si va in spiaggia e si accolgono queste cose, è, è automatico chiedersi come diavolo siano finite queste cose in mare, soprattutto quando vedi i televisori o i, frig i frigoriferi. Allora, certamente ci sono delle situazioni o degli eventi eccezionali in cui eh, alla fine finisce in mare qualsiasi cosa, come le tempeste o le esondazioni, eh, le piogge più o meno intense e tutto quello che viene lasciato in giro eh, l'acqua prende e porta in mare. Ovviamente quei, in, in quei frangenti siamo molto più preoccupati per le persone e per le cose più che a pensare a tutto quello che sta arrivando in mare, ma le quantità sono importanti. Poi ci sono gli incidenti e questo è un caso che ha fatto molto scalpore sui media, una motonave che nel 2015 ha eh, perduto, mettiamola così, delle ecoballe in mare. Il loro recupero è stato ultimato da, in, po in poche settimane fa eh, dalla, dalla, marina, eh, dalla marina militare, eh, però insomma mh, non credo che sia l'unico incidente che sia eh, mai avvenuto. E poi ci sono delle forme e delle fonti di inquinamento abbastanza croniche, nel senso che eh, sono eh, continue. Ci sono dei rifiuti prodotti dall'acquacoltura, molti. Eh, dalla pesca, i pescatori a volte perdono i loro attrezzi, la navigazione, a volte gli cade qualcosa, a volte la gettano eh, volontariamente e eh, anche l'agricoltura che uno non penserebbe mai possa essere una fonte di rifiuti in mare, in realtà troviamo tantissimi vasi, eh, baschette di polistirolo per le semenze e questo in particolare era il telo di, un, di una serra che è volato in mare. E se potesse, poteste vedere e ingrandire questa foto, vedreste che ci è rimasta intrappolata anche una tartaruga, una fonte importante di rifiuti, eh, piccolo approfondimento: è, eh, sono le, le retine per le cozze, che soprattutto in Adriatico, dove è concentrata la maggior parte degli allevamenti, sono veramente una. Mh, un, un oggetto che si trova veramente sempre, purtroppo, lungo le spiagge e anche sui fondali. Addirittura a Manfredonia eh, hanno, rappresentano il 70% dei rifiuti che rimangono intrappolati nelle reti dei pescatori. Queste sono immagini che credo facciano abbastanza capire l'entità del problema. Però una fonte importante di rifiuti in mare in Mediterraneo viene da noi, è stagionale ed è quella che è dovuta al turismo. Eh, e anche nei nostri monitoraggi eh, l'abbiamo potuto verificare, dai, dalle cose più banali, i puntali eh, dell'ombrellone ai giocattoli per bimbi, alle eh, buste delle merendine o dei gelati, eh, per no, sembrano oggetti assolutamente innocui, ma ovviamente questi sono di plastica, quindi seguiranno esattamente lo stesso destino di sbriciolarsi i miliardi di eh, nuvole di microplastica. Però il, la fonte principale dei rifiuti che troviamo sulle spiagge è, eh, sono i rifiuti urbani la e la cattiva gestione dei rifiuti, eh, sia da parte dei cittadini che delle di alcune istituzioni, purtroppo, e quindi discariche illegali. Con, con delle, degli eventi e degli esempi assolutamente estremi, ma anche una. Sorta di pigrizia del, di, di noi che andiamo in spiaggia e che, insomma, ci liberiamo dei sacchetti, o questo succede anche in, in città, eh, senza pensare troppo al loro destino, a, dimenticandoci appunto di quello che succederà di loro, perché tanto noi il nostro dovere è di metterlo dentro un sacchetto, un cestino, l'abbiamo fatto, se però quel cestino è stracolmo e magari arriva... Un animale che lo, lo, lo rompe e, e sparge tutto uh, il contenuto intorno, poi questo finirà in mare. E quindi, e quindi vedete bene che è necessario avere molta più attenzione sulla nostra gestione dei rifiuti. Uh, è appena uscito una sintesi delle attività di monitoraggio che sono state fatte dal, dalle istituzioni italiane eh, lungo tutte le coste italiane ed è venuto fuori un quadro abbastanza agghiacciante in cui si trova una media di 477 oggetti ogni 100 metri di spiaggia e se pensate che la definizione della spiaggia pulita per l'Unione Europea è di meno di 20 rifiuti per 100 metri, vedete bene che la nostra situazione in... In Italia, come purtroppo in tutti gli altri paesi mediterranei, è molto triste. Ma da dove arrivano questi rifiuti? Non arrivano da, 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 da Marte, arrivano ar ovviamente da Terra, la gran parte arriva addirittura dall'entroterra. Una via principale di trasporto di questi rifiuti sono i fiumi. Questi sono un paio di esempi di fiumi di plastica che abbiamo visto con i nostri occhi. Non siamo nell'Indo-Pacifico, siamo qui da noi. E questo è il biondo tevere che purtroppo, eh, a parte che tanto biondo non lo è più, ma insomma eh, arrivano eh, galleggiando sulle, sulle sue acque una quantità di rifiuti impressionante che però riusciamo a percepire soltanto quando un tronco si mette di traverso sotto le campate di un, di un ponte e, e trattiene allora tutto quello che eh, altrimenti si sarebbe sgranato. Cosa succede a questi rifiuti? Loro arrivano a mare e, e però e, e cominciano a, a galleggiare e a partire, soltanto una parte però galleggia. Ricordiamoci sempre che ehm, noi parliamo sempre di plastica, come se fosse una sola: in realtà ne esistono tanti tipi diversi, anche con dei pesi diversi. Quindi alcune plastiche galleggeranno, altre affonderanno o galleggeranno a quote sempre diverse. Quindi, magari, noi non vediamo un un agglomerato di plastica in superficie, ma ciò non toglie che magari possa essere nascosto uh, nella colonna d'acqua. Una volta arrivati in mare, la spazzatura comincia a viaggiare e diventa, uh, ciascun oggetto può diventare un piccolo universo galleggiante sul quale cresceranno diverse, diverse specie, magari anche specie aliene che così verranno trasportate da una parte all'altra uh, degli oceani o del Mediterraneo. Una indicazione molto evidente del fatto che la spiazzatura viaggia. Italo prima aveva scritto qualcosa nei commenti, che aveva finalmente capito cosa fossero quei dischetti che trovava in spiaggia, ehm, è proprio la questione della vicenda dei dischetti, questi piccoli eh, cerchi retati eh, che vedete a sinistra, e che due anni fa hanno cominciato a spiaggiarsi in quantità incredibili lungo le coste del. Uh, tirreniche. E allora, primo mistero, che cosa sono questi dischetti? Ah, scusate, striscia la notizia perché nei prossimi giorni ci sarà un servizio che parlerà proprio di questi. Era un lancio perché doveva essere domani, ma mi, sa, mi hanno appena detto che invece domani non partirà, non ho fatto in tempo a, a levarlo. Comunque. Um, allora, questa era la situazione eh, due anni fa, eh, piccola nota di, di colore: eravamo al Congresso Mondiale dei Rifiuti Marini, perché esiste anche quello, e ho cominciato a guardare sui social queste immagini scattate a, in posti molto lontani l'uno dall'altro, quindi abbiamo capito che a quel punto c'era veramente un problema. E la fortuna di essere nel Congresso Mondiale dei Rifiuti Marini è che finalmente avevo qualcuno a cui mostrare le foto e chiedere cosa diavolo fosse perché. In nelle centinaia uh, di passeggiate sulla spiaggia a pulire e, e a cercare di interrogarci su, su che cosa fossero gli oggetti che trovavamo, questi affari non li avevamo mai visti. La risposta di una persona, perché tutti gli altri, manco loro l'avevano visto, era che ehm, so, erano dei, ehm, dei dischi, di un, venivano da un depuratore, eh, questo l'abbiamo saputo perché c'era stato un analogo incidente in America e quindi va bene abbiamo scatenato tutti i nostri supporter a raccogliere questi dischetti ma soprattutto a segnalarci dove fossero perché la nostra idea, ecco guardate proprio la dimensione poi chilometri di distanza dall'origine l'abbiamo capito dopo ma insomma guardate anche mh, a distanza di tanti chilometri da un posto o dall'altro quanti oggetti eh, come questi erano stati raccolti Mistero sulla loro eh, cosa, si, si credeva all'inizio che fossero delle, qualcuno diceva, delle capsule di, di, di caffè, che purtroppo si trovano sulle spiagge e tante e non si, e non si dovrebbero trovare, ovviamente. Comunque vedete che sono di una forma eh, simile, ma insomma sono una cosa diversa. Sono appunto dei carrier, eh, dei supporti per i batteri, questi affari vivono dentro delle grandi vasche continuamente agitate da delle pompe di acqua. Su di essi vivono i batteri che servono per depurare l'acqua e naturalmente loro dovrebbero stare all'interno di, di queste vasche, però evidentemente c'era stato un incidente che aveva sparso questi rifiuti. Il problema è che su 500 km di costa dove, venivano, dove stavano spiaggiando questi, questi rifiuti, di, depuratori ce n'erano veramente tantissimi, quindi bisognava capire da dove fossero partiti. E qui l'esperienza ehm, degli oceanografi dell'AMMA eh, ci ha aiutato perché abbiamo dato Uh, abbiamo chiesto loro se potesse essere il golfo di Salerno, che era il primo posto dove c'erano stati segnalati questi dischetti, l'origine, e in effetti loro hanno fatto una, una simulazione che uh, è questa che avete appena visto, che hanno visto in pochi. E, e, e questo è stato il primo mese di dispersione di, di, di come hanno viaggiato i dischetti dopo che sono stati lanciati in mare. Abbiamo collaborato con le autorità, abbiamo fornito tutte le informazioni, la guardia costiera è andata poi nel famoso depuratore a vedere cosa diavolo fosse successo, hanno visto questi mucchi di, di, uh, di oggetti che erano stati um, uh, raccolti poi dalla spiaggia lì vicino e però appunto le correnti li hanno presi e li hanno sparpagliati, Questi passati due anni questa è la situazione, i dischetti sono stati, ci sono stati segnalati da tutti questi posti, quindi sono arrivati in Francia, in Spagna, in Tunisia, a Malta, insomma veramente ovunque nel Mediterraneo occidentale. E sono purtroppo anche finiti in pancia a, a di alcuni animali. Noi abbiamo notizia di tre tartarughe che li hanno mangiati. Eh, questo è l'ultimo caso di una tartaruga che, mh, è spiaggiata nel, nel Cilento che aveva ben sette dischetti in, in pancia, morta evidentemente. Eh, però probabilmente saranno anche, anche di più. Le conseguenze, io vi ho già de depresso per un quarto d'ora, adesso ho quasi finito di deprimervi, però eh, parliamo un attimo proprio di, di qual è l'impatto, di quali sono le conseguenze di questa plastica male che è certamente orrenda da vedere, però ha, eh, intanto costa perché pulire le spiagge eh, ha un costo economico per i comuni non indifferente. Eh, comporta dei danni alla navigazione perché immaginate eh, quante, quante barche hanno sbattuto contro container alla deriva eh, o bombole di, 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 di gas galleggianti o anche soltanto cime. Quello che a noi preme di più, noi personalmente, è, eh, no, noi personalmente non si può dire perché sarebbe un po' plurale ma è stato, insomma noi eh, amanti del mare, quello che ci tocca di più è l'impatto sugli animali. Molti ci si chiedono anche quali sia l'impatto sulla salute dell'uomo. Allora, gli oggetti di plastica rappresentano, possono rappresentare un grande pericolo per gli animali perché si possono, um, um, possono rimanerne intrappolati e anche morire, come è il caso per esempio di queste tartarughe che si è... Quella a sinistra è rimasta intrappolata nell'accetto di un palloncino, e se guardate bene, gli sono cominciate a crescere anche degli animali sopra il carapace, quindi probabilmente è rimasta galleggiante per tanto tempo. È una storia a lieto fine perché, tutte e due, perché poi sono state liberate da, dalle persone che le hanno fotografate, evidentemente. Questo era un altro caso sempre sardo di un capodoglio che si era spiaggiato nell'aprile ormai quasi due anni fa eh, e che nella pancia aveva anche lui, poverino, un sacco di, di, di spiaggia. C'è poi chi mangia... Uh, piccoli frammenti di plastica, la microplastica. Dalle alici alle balene, il, il plancton è il cibo di tantissimi animali e eh, soprattutto quelli più grandi come balene o i nostri squali elefante, questo è stato il primo progetto sul quale abbiamo collaborato con il parco della Sinara, eh, anche loro mangiano plastica eh, piccolina. Eh, parlando del danno alla salute umana, eh, sì e no, o meglio, non lo sappiamo, però possiamo stare relativamente tranquilli. Adesso forse questa slide l'ho sbagliata, ma insomma... Eh. Oddio, scusatemi indietro, così. Eh, perché non abbiamo evidenze di danno alla salute umana? Perché i pesci più grandi eh, accumulano la plastica nell'intestino. Uh, però poi tanto noi lo i, i pesci li mangiamo eviscerati quindi grossi problemi non ne abbiamo magari potremmo avere qualche problema in più sui mitili che, sono, che invece mangiamo uh, tutti interi però ci sono di diciamo delle sperimentazioni che ci fanno capire che uh, compresa la FAO ci dice che non è un enorme problema uh, possiamo mangiare tranquillamente pesce e molluschi le quantità di microplastica che possiamo ingerire sono molto piccole Uh, se le confrontiamo con quelle che beviamo o mangiamo uh, con gli alimenti di tutti i giorni, perché purtroppo questa è la realtà, noi mangiamo e beviamo plastica tutti i giorni. Ora, basta parlare di cose tremende, abbiamo capito che il problema c'è ed è importante per tutti, a tutti i livelli, e sarebbe anche il caso, invece di lamentarsi sempre che abbiamo il mare di plastica, di fare qualcosa che è quello che abbiamo cercato di fare con CleanSea Life, pensando sempre però che non è il caso di demonizzare la plastica, perché la plastica è un materiale stupendo, ehm, che per esempio eh, ehm, da quando eh, le nostre automobili, la mia in questo particolare caso, eh, o i, gli aerei o i treni o qualsiasi altra cosa è fatta anche in parte di, di plastica, delle varie plastiche, pesano anche molto meno. Con Molto meno e inquinano anche molto meno, quindi non è un, un male in questo caso. Eh, ci sono molti altri esempi. Qua ce ne, so, ne ho messo solo qualcuno, per esempio, di eh, materiali di origine naturale come il guscio di tartaruga, che è stato sostituito dalla plastica. Quindi, non, non uccidiamo più le tartarughe per farci eh, le spazzole. Nel caso delle, della salute e dell'igiene, beh, siamo tutti molto più tranquilli ad avere eh, le le siringhe usegetta o i contenitori usegetta, così evitiamo di contaminarci e lo abbiamo visto soprattutto in questo periodo. Eh, la plastica è anche utile perché aumenta la durata degli eh, alimenti e quindi limita gli sprechi eh, alimentari, che sono una cosa estremamente importante. Qual è il problema della plastica? È che noi utilizziamo un materiale fantastico, leggerissimo, resistente, praticamente eterno. Per degli utilizzi che sono veramente stupidi, cioè utilizziamo materiale eterno per cinque minuti e veramente è questo il, il grosso problema. Anche perché poi purtroppo non abbiamo mh, per disattenzione, o, o perché va così, non abbiamo proprio la mh, contezza della gestione dei nostri rifiuti. E allora qua abbiamo utilizzato dei numeri che però dovete prendere con le pinze perché. Giusto per dirvi che se noi abbandoniamo un oggetto di plastica in mare ci metterà tantissimo a disgregarsi senza poi ovviamente sparire del tutto perché non fa altro che diventare eh, microplastica. Ci mette tantissimo tempo, qua abbiamo segnato fino addirittura a mille anni per alcuni tipi di plastica, però è evidente che noi la plastica l'abbiamo inventata 70 anni fa, quindi non abbiamo assolutamente idea di quanto tempo ci metta a disgregarsi, oltre al fatto che dipende dalle condizioni di dove l'abbiamo dimenticata. Sul fondo del mare magari ci mette di meno rispetto che eh, su una spiaggia assolata del, del, del sud della Sicilia dove il sole la, la fa sbriciolare in cinque minuti. Allora, Soluzioni, parliamo di soluzioni. Mm, si parla tanto delle, del famoso progetto di Ocean Cleanup che vuole andare a pulire le isole famigerate, isole di plastica del Pacifico. Eh, hanno preso piede questi cestini aspiraplastiche e CBIN nei porti. Del, delle, di questo diga galleggianti, parlo nella prossima slide. Sui cestini vorrei dire che sì, va benissimo, raccolgono uh, tutte le plastichine che galleggiano nel porto, però consumano anche un sacco di energia e quindi bisogna anche un po' fare um, due conti prima di capire se è effettivamente utile oppure no. Negli ultimi anni si sono succeduti sui media uh, gli annunci del, delle soluzioni megagalattiche degli enzimi che degradano la plastica e così ovviamente in condizioni contro controllate, non puoi certo uh, sperare che disgreghino tutta la plastica che galleggia in mare. E poi c'è la bioplastica, sostituire uh, tutti gli oggetti con un, um, che utilizziamo al monouso con la bioplastica non è una soluzione, adesso la vediamo. Qui Ah, volevo fare una piccola digressione per demolire il mito delle isole di plastica del Pacifico, perché qui siamo nel mezzo di un'isola di plastica del Pacifico. Questo è sul sito proprio di The Ocean Cleanup, eh, il loro esempio di come eh, stanno operando, come vogliono operare per raccogliere le plastiche galleggianti nelle isole di plastica del Pacifico. E quindi questa è l'isola di plastica del Pacifico e non si vede praticamente niente. Um, sto andando indietro non so per quale ragione quindi uso questo uh, queste sono altre fotografie uh, della, della stessa situazione e perché non si vede niente pur essendo in mezzo all'isola di plastica del Pacifico? Perché l'isola di plastica, così come la immaginiamo noi, cioè una distesa di pezzi di plastica, non esiste. Esiste una zona, e questo è vero, eh, nel, negli oceani dove queste correnti circolari vanno a far accumulare tutti i rifiuti. Però si tratta di rifiuti piccoli, grandi, minuscoli, microscopici, di taglia media, che sono lungo tutta la colonna d'acqua. Qualcuno galleggia, ma gran parte è... Nella colonna d'acqua. Di solito pensiamo che soltanto il 10% della, della plastica galleggi, tutto il resto sul fondo. È per questo che non ha molto senso dire andiamo a pulire in mezzo al Pacifico, perché raccoglieresti poco, oltretutto, con un grande sforzo. Ecco, questa è un'altra immagine da satellite, sempre dello stesso posto. Quindi sono così le isole di plastica? Eh, cioè, sono, sono così, no. Queste foto sono verissime, non, non voglio dire assolutamente che non siano vere, ma sono dei casi limiti e sono delle foto che sono state scattate subito dopo delle alluvioni, quando magari è arrivata l'onda di piena dal fiume e ha scaricato tutto quello che il fiume aveva accumulato lungo la strada, ma poi presi dalle correnti verranno un po' disgregati. Quindi cercare di pulire il mare è, è un'impresa titanica oltre che inutile. Forse è un va un po' meglio se noi questo tipo di... di Siccione, di panne le mettiamo eh, alla foce dei fiumi dove possiamo raccogliere quello che esce, però ricordiamoci sempre che galleggia solo una piccola parte de dei rifiuti. Allora passiamo al biodegradabile, benissimo, però. Pensiamo intanto che, biodegradabile, che gli oggetti di plastica biodegradabile e compostabile sono veramente, eh, si disgregano veramente soltanto in condizioni di compostaggio industriale e sono ancora pochi, molto pochi, gli impianti che sono in grado di decomporli. Per cui si può arrivare alla situazione limite che succede in molti impianti anche italiani, in cui i compostatori tirano fuori il bicchierino che gli era arrivato insieme alla buccia di mela e di banana, perché il bicchierino ci mette più tempo rispetto alla buccia di banana e di mela a decomporsi, e quindi la tirano via e la buttano in indifferenziato. Se poi invece questi oggetti finiscono nell'ambiente, magari un giorno si disgregheranno pure, ma ci mettono comunque un sacco di tempo, e rappresentano comunque un rischio anche meccanico agli animali che se li incontrano mentre nuotano. Quindi sostituire le cose to cure, il monouso uh, di plastica uh, con un monouso biodegradabile non ha assolutamente senso. Quindi, lotta al monouso di qualunque materiale sia, non soltanto di plastica. Riciclare è certamente importante, però attenzione che non possiamo lavarci la coscienza pensando di mettere la nostra bottiglietta nel. Nel contenitore e dire tanto così l'ho riciclata perché la plastica in generale non è un materiale che si ricicla benissimo, al massimo lo puoi fare due o tre volte. E in più, consideriamo anche che la plastica riciclata, la plastica vergine, costa talmente poco che forse non ne vale neanche la pena fare tutto per uh, far tutta questa operazione. Per cui, non c'è un grande incentivo economico per, per usare la plastica riciclata, e, e quindi insomma. Um, Riciclare sì, ma al limite meglio il riuso soprattutto del, del vetro, eh, meglio eh, il vuoto a rendere piuttosto che prendere la bottiglia e romperla in mille pezzi e poi doverla eh, rifonderne un'altra. Però meglio ancora è cercare di ridurre la quantità di rifiuti che ciascuno di noi produce ogni anno. Eh, la, la stima dell'ISPRA dello scorso anno, del 2019 due anni fa, nel 2019 era di 500 kg a testa ognuno e il fatto è che eh, l'Italia, ma come nessun paese al mondo, è in grado di gestire tutta questa plastica che stiamo generando negli ultimi anni e quindi si succedono i roghi, eh, si succedono le balle di plastica che finiscono in mare perché cosa non facciamo altro che esportare il problema magari in altri paesi. E quindi la, la soluzione è cercare di eh, ridurre tutto, eh, eh, la nostra produzione di, di rifiuti, sempre fonte dell'Ispra, che ognuno di noi eh, produce circa 25 kg di plastica ogni anno eh, a persona. 25 kg di un materiale leggerissimo vuol dire veramente montagne di questi rifiuti. Quindi siamo arrivati finalmente alle soluzioni. L'Europa ci sta dando una mano perché ehm, certamente noi dobbiamo cambiare il nostro comportamento, ma abbiamo bisogno anche di leggi più efficaci E quindi la strategia sulla plastica sta cercando di, eh, di andare proprio questa in dire direzione, soprattutto con la direttiva del monouso, che è una cosa interessante. Questa eh, è proprio direttamente legata agli oggetti che abbiamo trovato in, 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 in um, spiaggia. E quindi si è cercato di limitare quegli oggetti che si trovano più spesso e che quindi vengono dispersi nell'ambiente. Senza dimenticare la strategia marina, che è un po' vecchiotta, però è stato il primo provvedimento super importante per i mari europei e a questo punto anche il Mediterraneo, essendo metà europeo, per tutto il Mediterraneo, perché ha imposto a tutti i paesi di, eh, di, di fare un po' il punto sulla situazione su tanti aspetti diversi dei nostri mari. Uno fra questi era i rifiuti marini, ed è soltanto grazie a questa imposizione dall'Europa che tutti i paesi hanno cominciato ad andare in spiaggia, a contare i rifiuti, a capire che cosa fossero e da dove venissero. E poi anche la slide sul programma LIFE, che è il programma europeo che ci ha aiutato a portare avanti questo progetto, era doverosa e col, si fa con gran piacere. Quindi siamo partiti con questo nuovo progetto, nuovo ormai vecchio e quasi concluso progetto Clean Sea Life, abbiamo coinvolto come vi ha detto Simona il mondo della vela, della pesca ricreativa, della subacquea, soprattutto i subacquei ci hanno seguito tantissimo, sono stati veramente uno dei nostri pubblici più entusiasti e più attivi, i ragazzi... Ci siamo molto divertiti con loro, ne abbiamo incontrati 5.000, eh, il mondo delle istituzioni, eh, abbiamo lavorato anche con la Guardia Costiera, con i Carabinieri Forestali, a cui abbiamo fatto attività di formazione e con il pubblico e tutti i nostri pubblici abbiamo insistito molto su questa famosa promessa al mare di cui vi parlava Simona. E quindi io di nuovo mi sono oh, dilungata, però neanche tantissimo. Prometto di chiudere nel giro di 5 minuti. Eh, però con gli esempi pratici che ciascuno di noi può eh, adottare. Nessuno di noi è così criminale da buttare eh, le cose in giro per strada, però guardate in quanti modi noi buttiamo plastica in giro senza pensarci, dalle attività turistiche, ricreative, ma anche la caccia. Voi sapeste quante cartucce si trovano in spiaggia? portate evidentemente dai fiumi, perché non ho mai visto tutte queste schiere di cacciatori messi sulla riva a sparare a, a gabbiani. Quindi, insomma, certamente quelli arrivano dall'entroterra. Giocattoli, ragazzi, i bambini devono stare un po' più attenti, i genitori anche, perché veramente ne troviamo in quantità industriali. Poi troviamo dei, dei, degli oggetti un po' strani, ecco, anche i padroni dei cani che vanno a fare le passeggiate in spiaggia. Che si riportassero via i bisognini dei loro cani oppure non facessero lo sforzo di mettere dentro il sacchetto e poi di buttare il sacchetto per piacere, perché sennò è assolutamente inutile. Uno degli oggetti che troviamo più spesso sui, sulle spiagge sono i, questi malefici eh, mozziconi di sigarette e che è abbastanza normale, tra virgolette, considerando che ogni giorno eh, i fumatori in Italia ne fumano 200 milioni, e eh, sono una quantità mostruosa. Io sono certa che tutti i miei amici pochi fumatori sono molto bravi e non buttano mai una, mai una sigaretta per strada o per terra, però ce ne sono comunque tantissimi, anche perché se fate i conti ogni anno alla fine diventano 72 miliardi. E allora, per aiutare i fumatori distratti, il progetto ha regalato moltissimi portamuzziconi, anche di forme diverse a seconda dei pubblici ai quali ci siamo rivolti. Ehm, però l'invito è anche a tutti noi che andiamo a mare, ci portiamo il nostro sacchetto con le cose da mangiare, che è anche bello pesante perché c'è il panino... Eh, e la bottiglia e tutto quanto riportiamocela a casa soprattutto quando vediamo delle situazioni di questo genere. L'attenzione la dobbiamo avere, però, anche quando siamo in città, perché è un niente che questo bicchiere eh, lasciato lì probabilmente dalla Movida dalla sera, prima eh, vada a finire nel fiume. Ovvio che in una condizione di pandemia in cui stiamo usando mascherine e guanti, ragazzi, mh, bisogna stare decisamente più attenti perché basta. Un'ondata di maltempo che tutto va a finire a mare. Una delle battaglie che abbiamo combattuto con Clean Sea Life è quella sui palloncini, perché anche questi sono tanto bellini e tanto carini, ma vorrei dirvi una cosa: i palloncini quando salgono scoppiano, non vanno in paradiso e cascano giù. E quando cascano giù. Creano un sacco di problemi perché le tartarughe, ma come tanti altri animali, uccelli e, e via, alla fine se li mangiano, ehm, abbiamo già visto questa foto prima, i palloncini ne troviamo veramente migliaia e quindi abbiamo chiesto. A, comuni, a, a tutti praticamente quelli che incontravamo, gli istituti scolastici, insomma, sono tanti che hanno aderito a questa campagna. Gli istituti scolastici i quali siamo andati, eh, quattro comuni italiani, un parco regionale, ovviamente il Parco Nazionale dell'Asinara, hanno tutti bandito il lancio massiccio dei palloncini. Perché non è il bambino a cui sfugge di mano, è che nelle occasioni, nelle ma manifestazioni, nei matrimoni e così non ha senso di, di lanciarli perché proprio non si va. Attenzione, parte da casa, non buttiamo mai niente nel gabinetto perché poi alla fine le cose le troviamo a mare. Troviamo ancora tantissimi eh, cotton fioc in, in spiaggia, anche se questi sono stati banditi, quelli in plastica sono stati banditi nella stessa legge. Eh, alla quale ha contribuito anche Clean e quindi quelli di plastica non, non ci saranno più, ma purtroppo ci sono ancora quelli eh, usati nel, nel tempo passato. Mm, non vengono le persone che li buttano in gabinetto e dal gabinetto poi alla fine finiscono a mare perché non ci sono dei filtri sufficienti. Nella, ehm, Adesso non ci sono più dal primo di gennaio dello scorso anno, ehm, o non dovrebbero esserci più dei prodotti con le microplastiche, dei prodotti cosmetici con le microplastiche dentro. Questi, almeno, questa fonte almeno l'abbiamo leva, la, levata, grazie appunto anche al lavoro di Keynesian Life. Abbiamo fatto un bel lavoro di studio su questi prodotti, ne abbiamo trovati almeno 100 nei... Ehm, negozi italiani in vendita e abbiamo, uh, li abbiamo fatti estrarre dal CNR e, e contare dal CNR guardate in quella foto la quantità di uh, scaglie di plastica che c'era in un singolo flacone un è una cosa allucinante piccola cosa uh, chi di voi usa le, le lentine quelle lentine sono di plastica quindi non vanno gettate neanche loro nel gabinetto nel gabinetto non bisogna sentire niente ora questa signora che sta parlando, ve lo riassumo, è un altro progetto live che si è già concluso, ma ehm, una fonte importantissima, veramente probabilmente la principale, non so se la principale, ma insomma estremamente grande di eh, microplastica in mare sono quelle che si eh, staccano dai nostri vestiti durante i lavaggi, i famosi pelucchi. Ecco, i pelucchi lì è tutta microplastica. Allora, questo progetto live Mermaids ha quantificato e soprattutto ci ha... Sintetizzando, ci ha dato i consigli per lavare e minimizzare la, 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 la produzione di queste microplastiche. Quindi bisogna fare dei lavaggi veloci, poco tempo, a basso, basse temperature, bisogna usare il detersivo liquido, eh, la morbidente e bassici, in pratica non bisogna stressare troppo il, il tessuto. Se siete a Roma, soprattutto, ma comunque in, tutti, in, tutti, in tutta Italia, eh, non cedete la tentazione di eh, sgombrare le cantine e, e darle, affidarle a persone che non sappiamo dove vadano a depositare i loro rifiuti. Perché, perché dico a Roma perché abbiamo evidenza di tanti eh, di questi traslocatori, magari il signor Franco invece è una persona per bene, non lo so. Però eh, paghiamo qualcosa di più, però almeno eh, quando dobbiamo disfarci delle, delle nostre cose, ma dobbiamo essere sicuri che vadano nelle isole ecologiche e non uh, nei uh, campi, nei fiumi e poi alla fine in mare. Quando viaggiamo, mi raccomando, siamo attenti perché noi siamo messi male, ma gran parte dei paesi stanno ancora messi peggio. Siamo solo al numero due, ma vado veloce. Eh, perché è importante raccogliere? Perché appunto non dobbiamo lasciare che gli oggetti che troviamo in spiaggia si disgreghino, perché poi una volta che si disgregano non li raccogliamo più. Raccogliamo soprattutto quegli oggetti a forma chiusa, insomma, che possono intrappolare gli animali. Ci si diverte, vi assicuro, a raccogliere le, le cose sulla spiaggia, soprattutto se lo si fa con gli, eh, gli amici, ma anche da soli. Siamo si a grande soddisfazione, soprattutto quando vedi la spiaggia pulita, quindi... Um, ve lo consiglio assolutamente. Sott'acqua abbiamo fatto un sacco, insieme a tutte le persone che hanno aderito al progetto, un sacco di pulizie. Eh, le facce contente sono, sono reali, veramente ci si diverte a raccogliere, sia una grande soddisfazione. Eh, raccogliere le reti è una cosa che possono fare solo i, um, i sommozzatori esperti, quindi mi raccomando, non. Non fatevi male, ecco, e non, soprattutto non strappate male via le reti dal fondale perché insieme alle reti possono venire via anche un sacco di animali. Eh, un sacco di animali, punto. Eh, Un'altra attività estremamente importante di progetto è quella fatta dai pescatori e ne abbiamo coinvolto una flotta di 118 pescherecci che in quattro porti si sono messi a riportare a terra i rifiuti eh, che rimanevano intrappolati appunto nelle reti quando pescavano le mazzancolle e, e le loro cose è venuto fuori di tutto, potete immaginare la scena della rete che si apre del pescatore che gli si vede una, re, una testa rotolare giù dalla, eh, dalla rete, per fortuna era un manichino e per fortuna il pescatore aveva vent'anni e no, non gli ha preso il coccolone perché sennò insomma sarebbe potuta finire peggio. Eh, L'attività con i pescatori è stata molto apprezzata anche dal Papa che ultimamente abbiamo saputo che ha scritto eh, di questa attività anche sul suo ultimo libro che non ho ancora comprato ma adesso comprerò. E I nostri eh, seguaci hanno avuto un sacco di idee interessanti e divertenti per, eh, per coinvolgere il pubblico nel pulire, eh, è un modo non solo per pulire, ma anche appunto per aumentare l'attenzione delle persone, perché non c'è niente come chinare la schiena per capire qual è il problema. La cosa importante, come dicevamo, è va bene pulire, va bene stare attenti, ma l'unica cosa da fare è ridurre i rifiuti, e quindi il famoso mantra delle tre R. Di cui abbiamo già parlato a lungo, sostituiamo e smettiamo di usare gli oggetti solo una volta. Dobbiamo usare degli oggetti che durino tanto tempo e quindi al posto delle, delle cannucce di plastica, le cannucce di metallo, ehm, le, le bottiglie di acqua. Adesso ogni posto è diverso. Eh, ci sono dei posti dove l'acqua del rubinetto magari non è tanto buona, però l'Italia è un paese che dove mediamente l'acqua è fantastica eppure siamo il maggior consumatore al mondo, secondo maggior consumatore al mondo di acqua in bottiglia, il che è veramente un non senso. Come abbiamo già visto, le, bo le bottiglie sì, possono essere riciclate, ma insomma, non è una grande idea. Questo è un esempio che mi fa piacere ricordare di un bar, sempre in Sardegna, la Sardegna devo dire che ci ha dato tanta soddisfazione a Porto Rotondo che ha sostituito le bottiglie di plastica con il vuoto a rendere. Il passo successivo sarebbe stato lo scorso anno con del, del filtro poi naturalmente col covid hanno dovuto rallentare però pensate che in una sola stagione hanno evitato, questo è il Bari Marinai, hanno evitato di produrre ben 7.000, di usare ben 7.000 bottiglie di plastica. Quindi vedete che l'impegno di una realtà poi alla fine fa dei numeri veramente importanti. Quindi ricordiamoci che abbiamo le casette dell'acqua, le fontanelle, oltretutto risparmiamo perché una bottiglia d'acqua arriva a costare anche così tanto, mentre l'acqua del sindaco è buonissima e costa praticamente niente. Quindi cerchiamo di, usare, di, di evitare di usare L'usa e getta. Abbiamo già visto che non è tanto la plastica, ma è proprio il concetto dell'usa e getta. Cerchiamo di prendere non l'ennesima vaschetta di plastica per casa nostra, ma magari una di vetro che è anche eh, molto, molto meglio. Eh, cerchiamo di comprare le cose eh, in taglia, diciamo formato famiglia, che in percentuale ha, in proporzione contiene molta meno plastica. E per esempio, quando andiamo. A, se, se, non, se andiamo a prenderci la porzione di, di, di cibo da qualche parte, cominciamo a portare la nostra schiscetta, magari chiediamoglielo prima il contenitore, così evitiamo di riempirci di contenitori e di imballaggi che veramente non se ne può più. Eh, questo è un esempio di una persona, di una famiglia, di due persone che ha smesso di usare, si, ha comprato delle retine riutilizzabili per quando va al supermercato e quindi non ha ehm, più utilizzato quelle bustine monouso che pur essendo eh, di bioplastica comunque monouso sono e in un anno ha evitato più di 500 sacchetti. Quindi vedete, ripeto, come l'impegno di qualcuno moltiplicato per tutti i giorni dell'anno poi alla fine faccia dei risultati importanti. Quindi facciamo la lotta agli imballaggi, cerchiamo dove è possibile di comprare le cose sfuse, torniamo alla saponetta piuttosto che al sapone liquido, se proprio ci piace di usare la macchinetta per il caffè con le cialde monouso, magari facciamo uno sforzo e eh, svuotiamole così almeno eh, non diventano un, un rifiuto a, a, a perdere. Basta. Ecco, se solo avessimo iniziato vent'anni fa, saremmo in tutt'altra posizione. Però c'è un bellissimo proverbio cinese, credo cinese, che dice che il momento migliore per piantare un albero era vent'anni fa, il prossimo è oggi, quindi. Se avessimo pensato vent'anni fa a fare tutte queste cose, il nostro ambiente sarebbe del tutto diverso. Però possiamo cominciare adesso, quindi um, noi abbiamo iniziato a coinvolgere tantissime persone, Simone abbia dato qualche numero, ben 170.000 persone sono state o con noi a pulire le spiagge o hanno visto la nostra mostra o hanno chiacchierato con noi negli incontri. Siamo in tanti, ognuno di noi deve raccontarlo a qualcun altro, perché come avete visto la lotta al mare di plastica parte da casa nostra tutti i giorni. E ciascuno di noi può fare qualcosa. Se ognuno di noi convince qualcun altro, raddoppiamo nel giro di poco tempo. Continuate a seguirci anche se siamo agli sgoccioli di questa campagna. Comunque, sicuramente sui social continueremo a essere attivi. Oltre al fatto che ciascun partner continuerà ovviamente eh, su questa strada, però insomma i social rimarranno attivi, quindi ci ritroverete sempre, sempre lì. E se fate queste piccole cose, il mare vi ringrazia e anche noi. Oh, adesso devo riprendere fiato salutandovi e magari se troviamo eh, chiederei invece se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare o magari vi ho spiegato tutto. Io intanto bevo perché non ne posso più. Vittorio, intrattieni i nostri, i nostri ospiti mentre magari la regia ci dice se c'è qualcuno che ha chiesto qualcosa. No, magari, no, ti faccio io una... Sì. Giusto una domandina, per, giusto per completare questo, questo quadro, no? Se, eh, perché una, una parte importante tu poi da giornalista l'hai curata direttamente, è il rapporto con, eh, insomma, con i mass media, con le, con le televisioni, perché anche quella è stata un po' una sorpresa, no? questo interesse così, tu hai citato adesso cita, eh, Sliscia la notizia, però non, non c'è solo, solo questo eh, quest esempio. No, ce ne sono tanti, sono veramente tutti i mediano. Ecco, tocco sempre qualcosa che non devo toccare. Tutti i media nazionali hanno seguito il progetto con grande attenzione. Devo dire che noi abbiamo avuto un po' la fortuna o l'intuizione di arrivare al momento giusto eh, e di essere eh, e di presentare anche delle soluzioni e di capire il contesto di tante situazioni. Per esempio quello del dischetti è stato emblematico ehm, ed è stato veramente anche strumentale nel riuscire poi a portare... Eh, i responsabili di identificare i responsabili e portarli in, in, in tribunale, perché questo sarà il primo, il primo processo mai celebrato in Italia proprio sulla plastica in mare. Perché avevamo le competenze per capire quale fosse eh, quell'oggetto in particolare, a, avevamo il seguito per scatenare le persone per andare in giro, e quindi a quel punto siamo diventati il. Eh, un punto di riferimento per i giornalisti per capire che cosa fosse. E quindi abbiamo noi, abbiamo, è stata un po' una strategia del, del progetto, quella di sviluppare studi, approfondire studi, eh, fare degli studi per capire eh, un po' il fenomeno, eh, dare un, 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 un link con i comportamenti abituali piuttosto che invece le situazioni straordinarie come queste e fornire eh, informazioni e coltivare anche i giornalisti, il che serve. Diventando appunto il loro punto di, di, di riferimento. Con questa strategia ha questa strategia pagato perché stiamo facendo proprio adesso i, i conti e tra, allora, a parte che siamo, anche le televisioni straniere ci hanno seguito, siamo andati sulla CBS, France Press, Bonn, tutti quanti, in Italia, Rai, tutti i canali, tutti i TG, insomma. Veramente tantissimi, tantissimi servizi, se non sbaglio 48 servizi soltanto sulle tv nazionali, poi una pagina intera sul Corriere della Sera e chi più ne, più ne metta. Um, I conti ci dicono che pensiamo di aver raggiunto almeno 13 milioni di persone, perché se tu pensi TG1, TG2, TG3, eccetera, eccetera, tutti i pubblici che non puoi sommare, se li metti tutti insieme siamo arrivati almeno a 13 milioni di persone, che non è poco. Eh, sì. No, io infatti volevo adesso magari coinvolgere giusto nel finale, così magari ne approfitto anche per fare un saluto, cioè il commissario del parco, no? Perché eh, anche nella veste di eh, dirigente ministeriale, eh, perché penso che questa dote, cioè, a parte che il Ministero dell'Ambiente ci ha seguito sempre in maniera diretta, anche le immagini lo, lo dimostravano, insomma, il mini, direttamente il ministro, il ministro Costa, eh, la regione Sardegna per quel che riguarda la nostra, eh, il nostro territorio, ecco, però. Eh, sarebbe importante non, non disperdere tutto questo, eh, tu, tutto questo lavoro e tutta questa rete di, di relazioni. Quindi, non so se Gabriella, che tra l'altro lei si occupa, si sta occupando anche della parte del, del, dell'educazione ambientale, della sensibilizzazione, se eh, come Ministero diciamo si può. Eh, in qualche modo anche aiutare a proseguire su questa, a parte le azioni che, che riguardano più strettamente sì. la Sinara che quelle più... Però, ecco, secondo me la cosa importante è proprio questo respiro nazionale. Sicuramente, come dicevo anche all'inizio, questo è un progetto importante e interessante, ma interessante per come si è sviluppato e anche poi per la percezione e il coinvolgimento. Il coinvolgimento molto eh, attivo, delle persone, l'esempio dei dischetti, ma adesso anche eh, tra le persone che ci seguono, eh, cioè Italo diceva, li ho viste a Civitavecchia, qualcun altro, insomma, e questo è interessante: cioè il progetto eh, non solo ha eh, fatto educazione ambientale, ha cercato di portare un messaggio e di fare ricerca, però. Ha ah, fatto in modo che poi le persone che partecipavano si sentivano, oltre che sensibilizzate, portatori, eh, moltiplicatori di, questa, ehm, di queste conoscenze e di questa anche eh, capacità di saper eh, gestire la lo il loro quotidiano in modo diverso. Sicuramente quindi. Questo è uno di quegli esempi che io insomma mi prendo l'impegno di, di riportare al Ministero, oltre che il Ministero ha già riconosciuto questo progetto in maniera importante. Abbiamo visto prima la foto eh, di Eleonora e di Simona al, con il ministro Costa. Però ecco, adesso che stiamo nella fase conclusiva del progetto è che si toglieranno fuori anche i numeri, perché poi i numeri sono anche importanti perché danno proprio quella dimensione di, di quanto un progetto eh, non solo ha avuto successo, ma eh, è interessante proseguirlo. Io per esempio, mentre voi parlavate, eh, ecco, mi veniva in mente il fatto che questa promessa al mare eh, forse non si può fermare qui col progetto, ma per esempio sicuramente nel parco... Eh, noi potremmo mettere in un'area eh, dove eh, arriveranno i visitatori un, un angolo eh, dove riproponiamo la promessa al mare e questo potremmo anche provare a farlo al Ministero, potremmo farlo eh, diciamo in altre attività, e iniziative che eh, possiamo col Ministero per l'Educazione Ambientale portare avanti. Sicuramente ne riparleremo, però questa stessa... Eh, proposta che, voi, che sto facendo a voi la chiedo anche a chi ci segue la chiedo oggi a chi sta partecipando se sono degli insegnanti e la chiederò anche il 22 sarà un momento molto importante lo possiamo dire che abbiamo fatto anche l'invito al ministro e speriamo che appunto mh, sia dei nostri il 22 proprio perché crediamo che questo è un progetto che al di là della chiusura ufficiale perché i progetti live hanno una periodicità hanno un inizio e hanno anche una fine però ecco eh, l'interessante è che questo progetto non si concluda con una fine ma che abbia un nuovo inizio che è un inizio che eh, appunto proseguirà spontaneo che potrebbe anche essere che chi ha già partecipato in questo progetto possa poi organizzare anche delle eh, delle attività di pulizia delle spiagge ma anche dei fiumi ma anche degli argini si potrà espandere anche nelle attività che il ministero svolge all'interno dei contratti di fiume visto che i fiumi sono i, i grossi portatori di rifiuti verso il mare quindi sicuramente sì il mio impegno c'è c'è all'interno del parco e anche all'interno del, del ministero e colgo l'occasione per ringraziare anch'io Eleonora uh, e, e Simona, per questo splendido lavoro che avete portato avanti, che vale la pena quindi proseguire in qualche maniera. Grazie, grazie mille. Ovviamente, noi siamo semplicemente la faccia, la faccia del progetto, ma insomma, dietro a noi c'è tutto il lavoro di tutti i partner che hanno lavorato tantissimo, per cui è proprio veramente un lavoro di equip, da soli non, non si va da nessuna parte, in questo caso soprattutto. Il, il, la promessa al mare è una promessa eterna, nel senso che ciascuno delle persone che ha, eh, che, che ha aderito al progetto, a persone o operatori, ha promesso di continuare a farlo, proprio di modificare il proprio comportamento e, e quindi istituire queste buone abitudini che si ripeteranno. Quindi questo è l'auspicio per, per tutti quanti e sarebbe bellissimo, sarà bellissimo immaginare un, un percorso futuro uh, per, per il progetto. Intanto ognuno di noi, tutti quelli che ci stanno sentendo ora e che ci sentiranno dopo perché questa registrazione è così con questo chiudo. Uh, rispondo anche a qualche domanda di, di, che mi è arrivata. Questa registrazione rimarrà uh, ovviamente sul canale di, di uh, YouTube di CleanSeaLife Life e, sul, e sui nostri social, quindi si potrà rivedere anche dopo. Quindi l'invito a chi ci vede adesso e ci vedrà anche dopo è di fare, fare la promessa al mare e continuare tutti i giorni: il mare si pulisce, partendo da casa nostra. Okay. Io direi che con questo possiamo salutarci, se non ci sono altre domande mi pare di no, non ne vedo. Approfitto per salutare Emilio Rota. Emilio è stato bravissimo che ci ha seguito adesso sul webinar. Emilio è una delle persone che ha preso ha veramente a cuore il progetto eh, mm -hmm. del Circolo, adesso farò una figuraccia, Circolo Nautico Caposele, credo. E, e lui ha portato il progetto in tutte le regate che hanno fatto nel, nel Golfo di Gaeta, è stato straordinario, veramente um, il, quel circolo, sì, proprio veramente, bravo, bravi tutti loro, centinaia di ragazzi, ogni regata nazionale, locale, zonale, c'era sempre il, lo striscione di Clean Sea Life ed era da lì tu, tutto um, sempre a, a condividere, a far firmare le promesse a tutti, bravissimo. Grazie, grande entusiasmo da tutti, senza la partecipazione di tutti tutto questo non sarebbe stato possibile. Signori, che ne dite di andarci Andiamo. a bere una bella birra? Bene, allora grazie a tutti e grazie. un saluto, appuntamento per tutti è il 22 dove speriamo che ci sia il ministro, comunque ci saranno tante altre persone Um, alle quali presenteremo il, il, il nostro lavoro. L'appuntamento del 22 si sdoppia perché avremo un incontro la mattina, forse non dovrei dirlo, però lo abbiamo detto: avremo un incontro la mattina, quello più, diciamo, istituzionale, in cui racconteremo ai rappresentanti del ministero, ministro, speriamo, um, dell'ambiente, delle politiche agricole. Ci sarà un rappresentante del programma Life. Um, e Chi è che scrive va bene, ti aspettiamo il 22 um, e poi dopo, invece, una parte nel pomeriggio in cui racconteremo proprio nello specifico tutto quello che abbiamo fatto. Venite a tutte e due, cercate, prendete, fate in modo di esserci, perché il lavoro di Cleansi Life è stato veramente interessante. Come avete capito? Insomma, io potrei parlare all'infinito e mi adesso confido <ride> davvero sulla, sulla plastica mammale, ma è veramente molto interessante. Quindi vi aspettiamo il 22. Grazie. Ciao, a Ciao, presto. Ciao, Ciao. buona Ciao, serata. Ragazzi. Grazie.